Ciao a tutti, siamo qui dall'Assemblea Capitolina, oggi si parla del Salva Roma, o meglio della Fossa Roma. Si parla molto della razionalizzazione della spesa, tutti ne parlano. Eppure noi presiediamo la commissione proposta, la commissione per la razionalizzazione della spesa. E Marino e il vice sindaco hanno istituito una cabina di regia sulla razionalizzazione della spesa senza nemmeno avvisarci, senza nemmeno dircelo. E senza nemmeno includerci, ci viene il sospetto, vorranno davvero eliminare privilegi e sprechi? Noi crediamo che prima di parlare di questo occorra ripristinare una situazione di trasparenza e legalità. Tre esempi sui quali stiamo lavorando. Merito e curriculum. Stiamo analizzando alcune posizioni di dirigenti delle aziende municipalizzate, pagati con soldi nostri, che non hanno alcuna esperienza nel curriculum e si portano a casa oltre 90.000 euro all'anno. Faremo luce, denunceremo e faremo luce su queste posizioni che non sono poche. Secondo caso, Roma Capitale è capace di svendere, anzi di regalare, un ippodromo di 10 ettari a 2 lire l'anno. E poi con che faccia chiediamo ai romani dei sacrifici? Patrimonio immobiliare. Alcune persone abbienti, ripeto abbienti, occupano irregolarmente alcuni immobili di pregio nel centro storico, immobili nostri, del comune. Che aspettiamo a dargli un bel calcio nel culo? Partiamo da questi fatti concreti.